Repressione e minaccia di sanzioni non sono la soluzione, occorre educare. Abbiamo il compito di mostrare con l'esempio alle nuove generazioni come e perché lavorare in sicurezza sia una priorità assoluta per ogni impresa. A dichiararlo il presidente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo durante l'incontro, la vera ricchezza sono le persone. Se ieri la sicurezza poteva solo essere oggetto di una norma a cui sottostare, aggiunto Caccamo, oggi deve rappresentare la cultura dell'azienda. La sicurezza è infatti regola di vita e dà dignità ai lavoratori e ai datori di lavoro. Non è più tempo di attestazioni senza valore o di formazione solo per spendere fondi regionali. È tempo di riconoscere e contribuire alla creazione della cultura della sicurezza, da considerare come una nuova skill necessaria. E Sicindustria Caltanissetta, insieme ai propri associati, proporrà ulteriori momenti di lavoro sul tema proprio per dare seguito al percorso oggi proposto. Un tema di assoluta attualità, se si pensa che soltanto a gennaio di quest'anno in Sicilia le denunce di infortuni sul lavoro sono state 2.488.684 in più rispetto allo stesso mese del 2021. Più in generale, tra il 2020 e il 2021, secondo i dati INAIL, le denunce di infortuni sono cresciute del 6,8%. Sono 62 invece i lavoratori che hanno perso la vita nel 2021 contro i 78 del 2020 e 5 soltanto a gennaio 2022. Eppure i controlli non mancano. Il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, NIL, nel 2021 a Caltanissetta ha ispezionato 104 aziende, controllato 269 lavoratori, di cui 47 risultati in nero, ossia il 17,5%, e riscontrato 121 illeciti amministrativi.